Ciao a tutti, sono Francesco Berini, tecnico riparatore, benvenuti sul mio canale. L'argomento di cui vi parlerò oggi è l'innesto del chiver del sassofono. L'innesto del chiver del sassofono è la parte che voi chiaramente andate a smontare più spesso dello strumento. Come vedete in questo caso, nel chiver di questo sax baritono, la superficie è pulita e lucidata. Non è necessario che si presenti sempre in queste condizioni. Qui io l'ho dovuta lucidare in quanto lo strumento, a seguito di un trauma, ha subito delle lavorazioni piuttosto importanti di saldatura e recupero ammaccature nella curva qua in fondo. Però, diciamo così, una certa manutenzione dal punto di vista della pulizia è necessaria. Sono sempre due parti meccaniche cilindriche che devono andare a incastrarsi quasi perfettamente l'una nell'altra, per cui tutte le concrezioni di calcare, i sali di rame, la sporcizia che si forma sulla superficie del maschio, quindi quella del chiver e della femmina all'interno del sassofono, sono dannose per un buon scorrimento del tennone. Come pulirlo? Beh, è molto semplice. Io di solito consiglio l'utilizzo di un alcol commerciale e di un po' di Scottex nuovo oppure di un panno di cotone pulito. Quindi andando a fare questa lavorazione qua, possiamo comunque vedere che ci sono delle sporcature e anche all'interno andare ad eliminare appunto la sporcizia e i vari eventuali ossidi che si formano, in maniera che non si rimangano dei segni o appunto delle problematiche nello scorrimento delle due parti meccaniche. Anche dare una piccola lubrificata con il grasso del sughero ogni tanto non guasta. Non dovete mai fare un'eccessiva fatica nell'estrarre o nell'infilare il collo all'interno del vostro strumento. Tornando a noi, al lavoro che devo fare io oggi, è quello appunto di far di nuovo combaciare ed eliminare i giochi che si presentano, ok, tra il maschio e la femmina dell'innesto. Quelli che voi avvertite quando mentre suonate, magari l'imboccatura va su e giù a causa appunto di questi giochi che si formano nel tennone. Per fare ciò utilizzerò questa macchina, inserendo il collo qui, che è una macchina creata apposta per noi riparatori per fare questo lavoro. Con questa ghiera vado a stringere la parte che dovrò quindi allargare tra due cuscinetti. E con questa manopola qua dietro andrò semplicemente a ruotare il chiver all'interno della macchina. Ok? Facendo questo andrò ad allargare, come si vede, c'è stata una lavorazione, naturalmente parliamo di micron, e grazie alla sensibilità del tecnico capire effettivamente il punto in cui va allargato. Spesso e volentieri la parte che dobbiamo andare ad allargare nel normale utilizzo è quella in fondo, quando appunto non ci sono dei danneggiamenti di tipo meccanico come in questo caso. Quindi metterò più avanti o più indietro il chiver a seconda del punto che devo andare a lavorare. Ma è esclusivamente la mia sensibilità che me lo permette. Si può anche utilizzare quello che viene in meccanica viene chiamato blu di Prussia, cioè un colorante che ci permette di capire colorando il pezzo e inserendolo all'interno della femmina, dove effettivamente la parte lavora o meno. Ecco, si può utilizzare anche quel tipo di espediente lì, ma un tecnico esperto che abbia utilizzato questa macchina per un po' di anni, solitamente non ne ha bisogno. Altra cosa che ci consente di capire questo lavoro è che i colli non sono mai fatti dello stesso materiale, a seconda del e non hanno lo stesso spessore, chiaramente. Ma a seconda degli anni di produzione, delle marche, eccetera, con questa macchina io dovrò fare più o meno fatica per ottenere un risultato. Tenete presente che qui l'eccesso non è tollerato. Una volta che ho allargato troppo non posso tornare indietro, quindi come in teatro è buona la prima, non si replica. Un ultimo consiglio prima di lasciarvi, montate sempre l'imboccatura sul chiver e poi il chiver sul sassofono, perché una delle principali cause di piegatura del chiver, di piegatura del tennone e addirittura rottura della saldatura
disgiunzione tra il tendone e il resto del collo è proprio il fatto che i musicisti spesso montano l'imboccatura a collo montato. Questo provoca appunto una lunghissima leva e uno sforzo non indifferente su una parte del sassofono che non è concepita per questo. E ricordate ulteriormente che questa vite qui è soltanto una vite di fissaggio. Il collo deve essere già attenuta stagna nel momento in cui le infilo. Questa è soltanto una sicurezza. Non giratela quindi oltre il necessario perché appunto provocherete la rottura della vite e da un punto di vista meccanico comunque la tenuta non sarà stagna. Spero di esservi stato utile, grazie di avermi seguito, ci vediamo la prossima volta, ciao!